Sapore, sapori e vini ancora con voi, ben ritrovati. Oggi ci occupiamo di bovini e in particolare di una razza, la razza bovina piemontese, una razza particolarmente pregiata per la sua carne. Abbiamo raggiunto la frazione San Grato di Vicoforte di Mondovì in provincia di Cuneo, nel bel Piemonte. E con me c'è Andrea Dragone che già... Papà era allevatore. Mio padre, sì, già mio nonno. Già il nonno, mio e tu nonno. Sei allevatore, giustamente. Allora, questa è una razza importante, in passato a triplice attitudine, dava latte, dava lavoro, forza lavoro e dava carne. Oggi i tempi sono cambiati, è una razza particolarmente pregiata proprio per la carne. È una carne bella magra. Bella magra, gustosa, infatti. Dicono che è una carne... La particolarmente carne più buona è la carne più buona. Poi tutti, dico, i tagli sono buoni. No, tutti i tagli sono buoni, sì. Allora, tu sei un allevatore, la famiglia appunto di papà, tutti quanti insieme lavorate. Partiamo dall'alimentazione. Che cosa diamo agli animali? Allora, l'alimentazione ci diamo il mais, orzo, soia, fieno. Certo. Cerchiamo di farci... Tutto voi? Tutto noi. Quasi. Ecco, in parte è prodotto in azienda? Sì, in parte è prodotto in azienda, quasi tutto, il 90%. Senti, quando è pronto un vitello? È circa 16 mesi più o meno. E a 16 mesi di età quanto pesa più o meno? Più o meno dai 5 quintali e mezzo ai 7 quintali, dipende... Dipende un po' i vitelli. Senti, voi fate anche la fecondazione, perciò fate tutta la filiera. Facciamo tutta la filiera. Fecondazione artificiale, il fecondo io, sono andato a fare un corso. A telecamere spente, papà mi diceva che in sostanza lavorate tu, papà, un po' mamma, cioè... È un po' mamma, sì, siamo solo noi, sì. No, questo lo dico perché guardate che allevare gli animali vuol dire lavorare 365 giorni all'anno. Lo so, è sì. Vero? Le domeniche non esistono. Mai, le vacanze meno che mai. Allora, una razza abbiamo detto particolarmente pregiata. Marcellino, carissimo Pietro, dalla regia, mi fai vedere se hai voglia magari una battuta al coltello giusto per ricordare che meraviglie di piatti si fanno con questa carne? Si fanno tantissimi piatti come albese, calmaccio, la battuta che secondo me è la più buona. Ecco, poi anche le bistecche. Ecco, quanti capi avete in azienda? Giriamo sui 170-180 capi, abbiamo circa 50 fattrici e poi gli altri sono tutti all'ingrasso. La tua esperienza personale, cioè comunque è vero che è impegnativo, però insomma è un ambiente... No, è una soddisfazione, poi si lavora all'aperto e... Voglio dire, a contatto con la natura. Con la natura, giusto. Sì. Tra l'altro questa abbiamo detto che è la San Grato. Quanto distiamo da Vicoforte? Ci sono circa 3 chilometri. Ecco. 3 chilometri. Intanto il nostro regista ci fa vedere anche delle immagini dall'alto. Allora, un'alimentazione possiamo dire sana, corretta? Sì, è sana, corretta. Ah. Sì, no, è giusto. Poi, benessere animale. Spazi nei paddock, nei box. Nei box, abbiamo anche i ventoloni. Una cosa importante, l'assistenza veterinaria, i controlli veterinari, perché so che in provincia di Cuneo siete molto severi. Sì, no, controlli ce n'è parecchi. Vengono regolarmente qua e anche al macello. Tu fai parte di Confagricoltura? Sì, Confagricoltura. Sì. E hanno chiaramente, anche loro ti danno assistenza. Assistenza, sì. Naturalmente sulle orecchie dei bovini vedete gli orecchini, perché quando nasce il bovino bisogna applicare l'orecchino. Il bovino ha il suo passaporto. C'è l'anagrafe bovina. Filiera proprio, filiera, cioè, sì. In pratica, Andrea, parliamoci chiaro, se io vado nel macellaio, compro della carne, posso sapere che sei tu. Sì, sono io. Allora, complimenti a te, a papà, alla mamma, alla famiglia. Bovini di razza piemontese, non devo essere io a farlo, però mi piace ricordarlo perché se abbiamo una buona carne sul mercato, se troviamo delle carni veramente pregiate, questa è una razza che ci garantisce la bontà, la salubrità. Naturalmente abbiamo detto una carne magra, una carne che è ideale per i giovani, per gli anziani, per tutti. Insomma, mangiamo razza bovina piemontese. Andrea Caro, io ti stringo la mano, ringrazio i tuoi amici di Confagricoltura e naturalmente vi invito sempre a seguire Terre, Sapori e Vini, questa volta con i bovini.